La Regione Piemonte ha iniziato il percorso per ridurre e semplificare l'impianto di 916 norme che ad oggi compongono e appesantiscono il sistema giuridico del Piemonte. Sono 29 le prime leggi che la Giunta regionale, con un apposito disegno di legge approvato nella seduta del 24 ottobre, chiede al Consiglio regionale di abrogare, totalmente o parzialmente, iniziando così il percorso di rottamazione delle norme che nel frattempo sono state superate da nuove disposizioni, statali o regionali, o che in qualche modo hanno cessato il loro effetto diventando inoperante. Per il Presidente Alberto Cirio le leggi esistenti sono ancora troppe. Oggi qua in un luogo simbolico, la Giunta regionale, con me come Presidente, con l'assessore alla semplificazione Rosso, per compiere un atto che non è solo una provocazione, ma è un atto concreto. Noi oggi abbiamo avviato il macero per 29 leggi regionali che non erano più attuali, ma che esistevano ancora, che avevano ancora i loro effetti, che complicavano ancora la vita ai cittadini e alle aziende, ma che erano già totalmente ricomprese in leggi successive. Quindi leggi inutili che non servivano. Noi abbiamo avviato perché come giunta abbiamo la possibilità di proporre al Consiglio regionale l'abrogazione di testi normativi, era un impegno preciso così in piemontesi e lo abbiamo mantenuto. Pertanto non solo in Piemonte ormai vige la regola per cui se fai una legge nuova in Consiglio regionale ne devi abrogare una vecchia, ma vige anche un meccanismo concreto e quotidiano per cui noi andiamo a eliminare ciò che non serve più, ciò che non è più attuale, ma che rappresenta poi sempre quel comma, quel codice, quel cavillo che i cittadini trovano a sbarrare a loro le loro pratiche, creando costi, creando lungaggini, creando burocrazia. Ecco, noi oggi facciamo la guerra alla burocrazia, lo facciamo in un modo chiaro, lo facciamo qui, da dove si macera tutta la carta di Torino e anche di parte del Piemonte e da oggi anche le leggi inutili della nostra regione.